Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Dalle prime ore della mattinata del 27 maggio 2021, in Mappano Torino e nella provincia di Cagliari, militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza stanno dando esecuzione, nell'ambito dell'operazione Marco Polo, ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa il 10 maggio, dall'autorità giudiziaria di Torino a carico di 5 soggetti di nazionalità cinese e a un decreto di sequestro preventivo di denaro e beni per oltre 85.000 euro. Le ipotesi di reato sono associazione per delinquere, sfruttamento del lavoro, reati fiscali di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Il relativo procedimento penale scaturisce da un controllo eseguito il 30 gennaio 2019 dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Torino, unitamente a personale dell'ITL, e da una denuncia querela presentata da cittadini extracomunitari richiedenti asilo, che lamentavano condizioni di sfruttamento lavorativo quali dipendenti di un'azienda di Torino che si occupava del confezionamento di pennarelli e penne. Le indagini permettevano di acclarare che due indagati risultavano amministratori di una società di Torino, che aveva stipulato contratti di fornitura di servizi per il confezionamento di scatole di pennarelli, penne e matite, con due diverse società committenti. In particolare, la società affidataria dei lavori, non disponendo di lavoratori dipendenti, poteva vantare un DURC regolare. In realtà, i lavori venivano subappaltati ad altre imprese amministrate da familiari sodali, i quali provvedevano ad assumere formalmente i lavoratori che dovevano occuparsi del confezionamento. Agli oltre 40 lavoratori individuati, veniva corrisposta in maniera reiterata una retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.